seppia, ammazzi la seppia, ammazzi la seppia, no? Le salute, no, le salute. Ammazzi la seppia, no? Le salute, no, le salute, no. Pronto? Oh, Valerio, ma cosa fai? Dormi? No, gioco a calcetto. Dai, andiamo, è tardi, sono alla barca. Muoviti, c'è pesce aggrovigliolato, ma siamo acqua. Ma mi vesto, vai, arrivo, ecco, vai. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Finalmente sei arrivato. Vai a pensare che mi telefoni alle 5 e mezzo di mattina, io il mio. Ho capito, ma stiamo andando a pescare. Andiamo, Si andiamo a va? pescare. Andiamo, si va, si vede. Com'è Fabri di Poppa? Siamo liberi? Sì, tutto bene. Arrivati sulla posta, ragazzi, buongiorno. Buongiorno. La battuta di oggi è traino al dentice. O meglio, nella zona oltre ai dentici ci sono anche altri tipi di pesci. Qualche giorno fa Fabrizio ci ha levato una cenna ai 13 kg. Quindi, bel pesce, eh? Accidenti, pesce da sogno. Le seppie non mancano. Un po' di shot ce l'abbiamo nella vasca del vivo. Abbiamo trovato un po' di vento d'est che è un po' fastidioso perché non so se ci farà stare in pesca col motorino piccolo in maniera ottimale, però comunque male male col motorone grosso, un colpetto di là dovremmo riuscire anche con un po' di scaroccio a essere in pesca. Fabrizio pescherà con la ProLite White Series 6-12 libbre e io con la mia amatissima Light Force 4-8 libbre. Ragazzi, siamo pronti, scendiamo. Quando vedete questo ragazzo in mare, preoccupatevi, cambiate strada perché è un tipo molto pericoloso. Lo chiamano lo Shenzi. Ragazzi, questi momenti meravigliosi. E abbiamo constatato che ci sono anche le tanucche. Difatti sulle seppie loro sono deleterie, gli incubi la notte sono veritieri perché ci si sognano noi, che ci mangiano le seppie e ci finiscano l'esca. Però questo è un bel pesce, è bella tanuta. Bella. Thank you.
t'ammazzano. Vedi? Caliamo di diametro, anche perché il nostro intramontabile zaino, che ci dà tanta sicurezza, ci permette anche di scendere con diametri un po' più fini. Ora scendo col 0,47, quindi mi sembra di essere anche abbastanza sportivo, e vedremo un attimino, perché per ora l'attività sembra che dalle marcature i pesci ci siano, ma che non stiano mangiando, e hanno la meglio le tanute che ci stanno mano a mano mangiando tutte le serpi. Quindi caliamo un po' di diametro e proviamo a vedere se vediamo delle differenze. Sono loro, sempre bei pesci, però comunque per quanto riguarda l'esca ce la stanno distruggendo. Però comunque sono sempre le belle tanute. No! Ma che l'ha persa? Vieni, vieni, stappa, stappa! E ora stappo un bel lambrusco, che così, vale. Si piega anche il fusto, perché con lambrusco si piega il fusto. Vale! Bicchieri? Vai! Alla salute! Scirocco, comunque siamo in pesca e siamo in scarroccio, perché l'unica maniera è risalire il punto e farlo in scarroccio. Fabrizio aveva lamato un bel pesce. Che colori meravigliosi! Beh, pesce, Fabio!
Bellissimo. Come va la canna? Canna strepitosa. Canna strepitosa, un'azione bellissima, proprio morbida al punto giusto, ma di potenza, e i risultati. Questo è un bel pesce, eh? Ho visto le prime tre. Ho visto le prime tre affondate. Canna ha fatto benissimo. Proprio un'azione, un fusto veramente importante. Grazie, questo è un bel pesce. Come avete visto, non abbiamo legato l'amo, ma l'abbiamo crimpato con dei crimp, con le nostre pinze della cornice, e che comunque garantisce una tenuta importante, e su determinati pesci a noi ci ha sempre dato tante soddisfazioni, su grosse cernie. Fabrizio, come diceva anche stamattina, qualche giorno fa ne ha presa una di oltre 13 kg, quindi io l'anno scorso ne ho presa un'altra, sempre un bel pesce grosso, e questo sistema qua ci dà tanta sicurezza veramente. Abbiamo avuto un altro strike dopo il pesce di Fabrizio. Abbiamo trovato un punto interessante dove risiedono dei pesci interessanti. Anche questo dovrebbe essere un pesce di discrete dimensioni. Guardate l'azione della Light Force, è una canna eccezionale che nel video traina i grandi predatori della Sardegna. Se l'è data con un dentice di 11 kg e con un tonno stimato sui 60-70 kg preso da Mattia.
sorpresa. Bene. Valerio. Sorpresa! Fabrizio ha preso un bel dentice. Ora noi ci tiriamo fuori questa cerniotta. Fabri? Bellissimo. Cosa dici? Una mangiata ce la facciamo? Sì. Abbiamo ripreso la navigazione dopo la cernia di Valerio. Stiamo facendo un tratto di mare lungo una costata, un di fondale, una parte molto rocciosa, e fra l'altro questo mare continua a spingere, un vento da sud abbastanza insidioso. In più ci mettiamo un tratto di fondale molto impegnativo, perché qua sotto ci sono una serie di scogli, asperità del fondale veramente veramente impegnative. Sotto, diciamo, oltre alla parte rocciosa c'è anche la parte del bentonico, dove c'è presenza di corallo e gorgonia in quasi tutta la zona. Dunque, per quanto riguarda la pericolosità sui monofili, diventa veramente un'attenzione massima, no Valerio? Ma noi con l'intramontabile zaio oggi siamo... Valerio ci ha fatto fare queste montature con 0,47 e 0,52. 0,47, cioè, ci abbiamo preso le tanute stamani e il primo dentice 8. E poi con lo 0,52 è uscito fuori il dentice di Fabrizio e la cernia mia. E comunque, come ti sembra questo filo, Fabri? Ma il filo ha una tenuta formidabile. Si è rivelato per un'ulteriore volta questa particolare resistenza all'abrasione, e in questo caso in queste situazioni di pesca penso che sia una condizione fondamentale, perché fra l'altro questi tipi di pesci, sia dentici che cernie, soprattutto le cernie, sono molto combattivi nei primi 2-3 metri a contatto col fondale, riescono sempre a tentare fughe improvvise con spesso capita anche rotture inaspettate e dolorose. È vero. In bobina entrambi abbiamo montato il Vastar 50 libre, Vastar rosso. Eccolo qua, ve lo facciamo vedere. E crimpando, come avete visto prima, crimpando i nostri ami con i crimp. Insomma, per ora la giornata di pesca ci ha fatto un po' sudare stamani mattina, sì. Poi tutto è cambiato come si è alzato sto scemo. Il vento, diciamo, non ci ha mai abbandonato, no, perché stamattina avevamo un fortissimo nord. È vero. E poi adesso ci fa compagnia. Ma Fabrizio l'ha detto prima, se ora gira scirocco si pilla due pesci. Oh, dentice cernia, Vediamo di concludere in bellezza per Enrico. Vai, continuiamo a pescare. Ultima seppia, che oggi le tanute, l'ultima micro. La proviamo. Andiamo in scarroccio perché lo scirocco ci permette di pescare ottimamente in scarroccio. Via, e si prova. Penso sia una tanuta, sì. La tanuta del tramonto. Il problema a volte dell'esca è Fabio, è questo. Quando c'è la presenza di tanute in zona, le esche vengono messe sempre a dura prova.
Oggi è stata, stamattina è stato un po' più difficile. Oggi con le condizioni meteo la situazione è un po' migliorata, anche perché ci siamo spostati in una zona che non è sempre frequentata dalle tanute, ma probabilmente sulla sera magari è più facile ritrovarmi. Capace? Va, oh, è normale, oh. Così fa con una tanutina così. Vai! Papiro, abbiamo finito le esche. Cosa dici? Per oggi direi che possiamo essere più che soddisfatti. Ti saluto i nostri amici. Alla prossima da Valerio Mastracci. Da Fabrizio Paperini. Ciao a tutti. Un caro saluto a tutti. Ciao.